Stanno arrivando Vauro e Vincino alla loro postazione, chiaramente con i loro tempi È la nostra che sono postazione. velocissimi nel fare le vignette, ma se devono fare 10 metri ci mettono quella mezz'ora. Sai, l'età Cioè, poi conta. è una questione di età, è una questione di Dovere età, diciamo. d'ospitalità a parte Vincino. Ecco, vabbè, allora, parte Vincino. Che dice Vincino? Che dico, va bene, era, per me è stato insopportabile il balletto di tutti questi presidenti Sarkozy, che avevamo sempre odiato Charlie Hebdo, che erano state le vittime, numero per numero, di Charlie Hebdo, che li chiamavano eroi. Io devo stare qua? Sì. Più qua. Ecco qua. Eroi morti per la libertà della Francia. Il presidente francese. Capelli tinti, almeno i capelli neri, così neri erano a lutto però. Ecco qua, non, Francia, Francia, la borsa non ne risente, 10 rompicoglioni in meno. Questa è tutti si aspettavano che Oggi la è borsa crollasse. impressionante questa No, cosa della borsa, no? assolutamente. Dell'andamento, non Questa dico qua. euforico, ma Esatto, questa qua è il no allegro. allo scontro di civiltà. Lo sai perché non volevano i segni su Maometto? Perché era brutto come la morte, mica un bel fico giovane e barbuto come Gesù. No, questo Ne hai ancora? è inopinabile, no. Poi c'è sicurezza, siamo nelle mani di Alfano. Una bella stretta al web per difendervi meglio. Dai, no. E l'ultima, che poi passo le penne, ora vuole la pena di morte. Scappa Vauro che vogliono far fuori tutti i giornalisti superstiti. E Questa do la volta non parola a lui. scappo, resto e tocca a me. No, io con la prima voglio correggere il titolo della trasmissione, anzi, Bravo, corregge. aggiungere qualcosa Sì. in omaggio a Charlie Hebdo. Liberté, égalité, fraternité, hilarité. Ma la satira sapete com'è, no? La satira colpisce tutti, noi anche. Ma a volte a colpire la gente che fa satira si fa un po' un autogol, È rischioso perché è gente un po' strampalata, sai com'è? Volinsky, Cabuti, Ignoz, Charb, nel paradiso di Allah. Profeta, profeta, quei quattro francesi si stanno scopando tutte le nostre vergini. Ben vi sta, così imparate a fare gli struzzi. Perché, quello è così, no? Questi, io li conosco gli autori di satira, la gente è meglio lasciarla dov'è, insomma, ecco. Ma il bersaglio È della satira? simpatico il profeta, diciamo la verità, no? Messa così, simpatico, No, oh cazzo, ho disegnato il profeta? Porca miseria, adesso chi glielo dice a Battista del Corriere della Sera? Mi leva la sorpresa. Vabbè, il bersaglio della satira? La satira è il bersaglio. E anch'io un pensiero a Gesù, ne ho fatti tanti, ne ho fatto anche stasera. Devi smetterla di disegnare solo me. Perché ti offendi? No, perché Maometto è geloso. Questo è bello. Comunque, quando sai, finalmente si respira aria di libertà, strano. Politici, capi di Stato, preti, rabbini, imam, tutti a difesa della libertà di satira, specie quando è morta. E poi l'abbiamo fatta vedere in Francia le matite alzate, eccoci contro tutti gli integralismi, matite alzate per la libertà. E l'ultima, matitone. matitone, e l'ultima è davvero un saluto, però è solo un arrivederci, una risata vi diseppellirà. Bello, ci vediamo giovedì prossimo, stessa ora, grazie.